Bella regà, qua è Savix che vi parla, benvenuti nel video dedicato a voi abbonati ragazzi. Oggi vi porto un outfit bomba in beef ragazzi. È facile, non è difficile e per iniziare a fare gli outfit in beef è veramente il top. Quindi ragazzi, il requisito per fare questo glitch ci serve un Jokers di partenza. Io vi lascio il glitch, raga, per prendere il Joker Stun, che sarebbe comunque questo completo dal CEO, link in descrizione qua sotto. Quindi a questo punto possiamo iniziare con il glitch. Si può fare sia sulla femmina che sul maschio, ragazzi, questo outfit. Cambia solo che sulla femmina ci sarà reggiseno e sul maschio sarà petto nudo. Quindi per il maschio dovete andare sulle giacche sportive, ragazzi, e cercare questa giacca che adesso vi faccio vedere, che per la femmina invece si trova su giacche sportive firmate. Non mi chiedete perché, ma è così. Quindi andiamo su giacche sportive firmate per la femmina e su giacche sportive per il maschio e andiamo a metterci, ragazzi, questo, il piumino goofy, questo blu con la scritta rossa arancione. Comunque sia, il piumino goofy blu graffito, ragazzi. Adesso, regà, andremo a cercarci la maglietta da trafficante e andremo a mettere quella gialla. È fondamentale, regà. Una volta che abbiamo messo questa gialla che si chiama sabbia, la numero 1 delle magliette trafficanti, possiamo andare a fare l'altra roba. Quindi andremo subito sulle scarpette e decidiamo, raga, le scarpette che vogliamo mettere all'outfit. Io alla fine ho deciso di metterci queste rosa, raga, le sneakers. Adesso andiamo dagli accessori e andremo a levare, se avete i guanti toglieteli, se avete gli orecchini toglieteli, se ci sono collane levatele, raga, dovete lasciare tutto pulito, semplicemente Jokers, maglia e giacca con le scarpette. Quindi adesso cosa facciamo? Andiamo a salvarci questo outfit, ragazzi, in un qualsiasi slot che non sia nel primo e nell'ultimo, e lo andremo a chiamare C1, ok, che sta per console 1, ragazzi, in questo caso. Adesso cliccate biocerchio e andiamo a cercarci i completi da racing, ragazzi, e ognuno di queste tute porterà, raga, un Jokers diverso alla fine del glitch. Quindi noi andremo a fare ora quello azzurro e andiamo a metterci quindi la tuta da racing bianca, raga, e la andremo a salvare sotto C1 chiamandola C2, raga, perché sarà il completo che andremo a mettere in beef sulla seconda console. Quindi a questo punto con questo outfit andremo, raga, dagli accessori e andremo a mettere i guanti, quelli grigi, raga, questi qua, guardate bene. Una volta che avete messo questi guanti, ovviamente andiamo a salvare questo outfit e lo salviamo su C2, andiamo a sovrascrivere così non lo perdiamo e non ci sbagliamo, ragazzi. Quindi a questo punto, una volta salvato su C2, cosa facciamo? Andiamo a prendere la parte alta degli outfit e andremo a togliere praticamente la maglietta. Cosa succede? Che sul maschio, quando con la tuta andiamo su magliette, ci metterà il completo standard, e invece sulla femmina non possiamo farlo. Quindi andremo a togliere la maglietta in questa maniera, mettendo il bikini, raga, e mettete il colore che vi piace di più. Io andrò a mettere quello nero. Mentre vi ricordo che per il maschio, raga, basta semplicemente togliere una maglietta e rimarrà la tuta standard a petto nudo. Quindi una volta a questo punto salviamo questo outfit, lo mettiamo o nel primo o nell'ultimo slot, ragazzi. E vi consiglio, raga, prima di salvarlo, di levare i guanti e tenerlo bello pulito, pulito così. A questo punto, una volta che l'abbiamo salvato o nel primo o nell'ultimo slot, l'abbiamo chiamato merge, raga, così non ci sbagliamo, cosa facciamo? Ce ne andiamo da Ammunition per comprare lo zaino. Dovremmo comprare, raga, lo zaino Israele. Mi raccomando, cercate di essere sopra il rango 21 se potete fare questo glitch. Un consiglio personale, se no dovete sbloccare il titano e dovete anche sbloccare la possibilità di prendere gli zaini al rango 11. Quindi a questo punto, una volta comprato, usciamo fuori, raga, e andremo a metterci C1.
andremo a selezionare il completo che si chiama C1 e poi andremo a mettere il paracadute Israele, ragazzi. E una volta che abbiamo messo il paracadute Israele, andremo a chiudere poi il menu interazione. In questa maniera, in basso a destra, farà il caricamento giallo forzato ed è fondamentale, raga. Adesso possiamo frizzare C1 ed entrare su C2. Mettiamo C1, raga, a girare così non crasha. Frizziamo con Netcat e a questo punto avviamo il gioco sulla seconda console. Quindi accettiamo questo messaggio di allerta che ci dice che stiamo già giocando da un'altra console. È uguale anche per Play, ragazzi, sarà scritto diversamente ma è la stessa cosa. Lo accettiamo e carichiamo gli ultimi dati salvati. Sempre, ragazzi, sempre gli ultimi dati salvati. In BIF bisogna caricare sempre, qualsiasi cosa facciamo, gli ultimi dati salvati. Quindi a questo punto, una volta caricata la lobby, spawnati in free mode, spawneremo, ragazzi, con questo outfit, quello che c'è su C1. Noi andremo ad aprire il nostro menu interazione e andremo semplicemente a selezionare C2. Una volta messo questo outfit, ragazzi, controlliamo in basso a destra il caricamento come sempre, possiamo pure chiudere il gioco. Una volta che abbiamo chiuso il gioco su C2, raga, possiamo ripassare a C1, che sarà ancora lì che gironzola. Quindi, raga, una volta tornati su C1, che sarà ancora qua, che sta gironzolando, cosa dobbiamo fare? Apriamo il nostro menu interazione e andiamo a selezionarci C1, in modo tale che ci leva il paracadute e torna l'outfit senza il paracadute. Chiudiamo il nostro menu interazione e controlliamo che in basso a destra faccia il solito caricamento arancione, ragazzi. E a questo punto, una volta che abbiamo fatto questo step e ci ha fatto il caricamento arancione, ragazzi, cosa facciamo? Semplicemente dovremmo sfrizzare la console, quindi sfrizziamo Netcat. Raga, a questo punto ci darà da caricare come al solito gli ultimi dati salvati e voi li caricate, e una volta che poi saremo spawnati in free mode avremo questo outfit se abbiamo fatto tutto correttamente, sia per il maschio che per la femmina, ragazzi, viene uguale. Quindi ora cosa facciamo, raga? Vi fate invitare, o se ce l'avete già, comunque sia, trovate il link in descrizione, l'attività merge basso profilo o l'affare G, che la trovate poi nel menu di pausa nella categoria preferite, raga, missioni, ok? Io non ce l'ho, quindi mi sono fatto invitare da un amico. Una volta che siamo nella lobby, raga, fondamentale, i completi salvati. E quando siamo nella selezione degli outfit, cosa facciamo? Una volta a destra per mettere merge, ragazzi, e poi una volta a sinistra per rimettere il completo, quello con la tuta da racing buggata. Se avete fatto correttamente, si buggerà in questa maniera. Avremmo mezza maglietta gialla, i loghi con le braccia, ragazzi, senza la maglia. A questo punto avviamo l'attività e una volta che abbiamo avviato l'attività, indovinate un po', ci rechiamo, ragazzi, da Ammunition per chi usa profilo basso, e ragazzi, per chi usa la fare G dovrà andare negli appartamenti o nel CEO. Andiamo a salvarci, raga, l'outfit nel secondo slot, lo chiamiamo secondo C1, ragazzi, poi lo andremo a togliere solo per riconoscerlo, perché C1 e C2 ci potranno servire magari in futuro per fare altri outfit che poi comunque sì, andremo anche a modificare C1 e C2, ragazzi, piano piano vi spiegherò tutto. Quindi una volta che vi siete salvati l'outfit in questa maniera, quittate l'attività. Una volta che saremo spawnati, raga, vi dirigete dal negozio di vestiti più vicino, andate a mettervi i bracciali, andate a mettervi i guanti e vi potete cambiare anche le scarpette se volete, ragazzi. Vedete voi cosa ci volete mettere.
Una volta fatto ciò, andiamo a salvare e sovrascriviamo sempre su 2C1. Ok, ragazzi? A questo punto cosa facciamo? Dovremmo andarci a indossare la tuta da scienziato pazzo. Quindi clicchiamo una volta biocerchio, andiamo su tute e andiamo a metterci la tuta da scienziato pazzo. A questo punto, una volta indossata, ci andiamo a dirigere verso il cannocchiale in spiaggia, ragazzi. Ora dovremo correre verso il cannocchiale, schiacciare freccia destra, ragazzi, e tenere premuto il menu interazione. Non ci dovrà fare l'animazione, quindi adesso io ci riprovo, tengo premuto il menu interazione e mi sono buggato. Quindi, ragazzi, a questo punto ci selezioniamo l'outfit che stiamo creando, quindi 2C1, ragazzi. E una volta che ci ha messo la maschera potremo andarlo a salvare. E lo andiamo a sovrascrivere, raga, sempre su 2C1. A questo punto, una volta che abbiamo fatto questo step, cosa facciamo? Ci dirigiamo da Amunation, ragazzi, e andiamo ad avviare un lavoro da titano. Start online, avvia attività create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano, ragazzi. A questo punto, una volta che siamo all'interno della lobby, non dovremo fare niente di speciale, raga, e l'avviamo. Una volta spawnati, andiamo appunto dentro Amunation, raga, e salviamo l'outfit così com'è. Come vedete, infatti, non ha la parte centrale, è comparso Reggiseno senza la maglia, con i loghi, i bracciali, i guanti, le scarpe, i jokers, ragazzi. E quindi possiamo andare a salvare su 2C1. Andiamo a sovrascrivere su quell'outfit, sul secondo slot. Quindi adesso clicchiamo una volta biocerchio per tornare indietro e ci andiamo a cercare le tute da racing, completi da racing, e ci andiamo a mettere, raga, questa blu, così porteremo le spalline e la cintura sull'outfit. A questo punto possiamo quittare l'attività e una volta che siamo spawnati in free mode, raga, ci facciamo invitare da un amico, oppure se l'avete inserita, link in descrizione dell'attività merge, andate a startare l'attività merge. Mi raccomando, mettete completi in possesso, quindi completi salvati. E una volta che siete alla selezione degli outfit, cosa dobbiamo fare? Switchiamo due volte a destra. Comunque andiamo a metterci l'outfit questo, raga, quello con i jokers, i loghi e tutto il resto. Possiamo andare ad avviare l'attività. E raga, appena spawniamo nell'attività possiamo pure quittarla. Quindi raga, una volta spawnati diventiamo membri del CEO o della Sicuro Server. Andiamo sulla gestione dell'organizzazione, mettiamo lo stile dell'organizzazione, raga, e togliamo lo stile dell'organizzazione. A questo punto scendiamo dal veicolo e sbadabam, ragazzi, avremo messo le spalline e la cintura sull'outfit. Guardate che bomba, raga, è veramente una figata. Adesso non vi resta altro che andarvelo a salvare. Ovviamente, raga, se volete potete metterci anche i caschetti Rebreather. Vi lascio in descrizione il link per mettere caschetti colorati e rebreather. Ovviamente per il caschetto e rebreather serve avere già quelli colorati, per esempio rebreather giallo oppure un caschetto arancione o viola. Raga, se volete potete andare anche negli accessori, potete andare ad aggiungere una sciarpa, che non è niente male. Come potete vedere io ci ho messo anche un cappellino, tanto per metterci qualcosa, raga, e niente. Lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix, supportate il canale e alla prossima. Bella, regà!